L'ospite di oggi è Dayeon Clementi, una ragazza italo-coreana nata e cresciuta a Roma. Sui suoi account social dà lezioni di multiculturalità e con i suoi video racconta delle differenze tra Corea, Italia e Stati Uniti. Ciao a tutti! Dayeon, i tuoi video su TikTok sono inseriti all'interno del filone educational. Ci racconti come hai iniziato la tua attività di sensibilizzazione volta a smantellare gli stereotipi? Allora, diciamo che è iniziato proprio all'inizio del mio percorso, se così possiamo dire, in modo molto naturale, perché in realtà io vedevo magari gli altri video su TikTok e pensavo cosa ho io in meno di loro, potrei fare anche io dei video, ma fare dei video diversi, perché era il periodo in cui andavano i balletti e io non sono per niente portata, e avevo sempre questa vocina in testa che mi diceva: perché non fai dei video sulla Corea, sull'inglese, dato che tutti mi dicevano: hai un buon accento, potresti provare. E quindi mi sono detta: perché no? Ho provato a pubblicare il primissimo video, che era proprio un video tra le differenze di pronuncia di alcune parole coreane che però vengono pronunciate in italiano all'italiana, e ho visto che è andato tantissimo, e quindi là ho detto: ah, ok, allora forse potrei davvero farlo. E quindi poi ho iniziato, però tutto molto naturalmente, cioè non è stata una cosa proprio pensata. Ma così, spontaneamente ho preso il telefono, ho fatto il video e poi ho continuato. E nei tuoi video spieghi come si pronunciano alcune parole coreane e insegni anche a migliorare l'inglese. Quali sono tra tutti i contenuti che hanno avuto più successo? Allora, il primissimo video appunto fu quello che dicevo prima, tra le parole coreane pronunciate all'italiana. Poi ho cominciato a fare subito dopo i video dove davo dei tips sulla pronuncia inglese, e quello è andato tantissimo. Fu, mi sa, il primissimo proprio che andò virale. E un altro ancora fu proprio come la voce cambia parlando diverse lingue. Quindi c'ero io che parlavo italiano, poi dicevo la stessa parola in inglese americano, la dicevo in coreano, in spagnolo, e quindi poi sembra che la voce cambi. E quello piacque tantissimo. E infatti poi diventò un format su TikTok dove tutti lo rifacevano con le loro lingue, quello proprio più virale, penso. E come selezioni invece le collaborazioni sui social media? Qual è la tua strategia per inserire anche dei contenuti sponsorizzati nel tuo account? Allora, questa è una domanda particolare che non so mai come rispondere, perché non me la fa mai quasi nessuno, però la prima cosa che faccio è andare a vedere innanzitutto il brand. Poi non so se lo fanno tutti o lo faccio solo io, però se ci sta subito guardo anche il brief, quindi cerco di capire già il brand cosa vorrebbe, e da lì provo ad analizzare, vedo se il brief in qualche modo combacia con la mia creatività, e poi non so, faccio un esempio: se mi arriva un brand che tratta tematiche o cose di cui io non parlo, ovviamente non mi interessa, ma non per niente, perché la prima cosa che vado a vedere di sicuro non è il guadagno, però cerco di fare ciò che mi rappresenta al meglio. Quindi quella è la prima cosa che faccio quando vado a scegliere se accettare o meno. E invece, per quanto riguarda inserirli nei miei video, stessa cosa, cioè cerco di essere spontanea. Vedo cosa richiede il brand, però cerco di essere me stessa e fare video come li farei normalmente. E Sì, se dovessi questo è un po' il succo. dare un consiglio a un brand che vuole approcciarsi al target della generazione Z, che tipologia di contenuti gli suggeriresti di creare? I contenuti, mi piacerebbe che un brand guardasse il creator a cui va a proporre di sponsorizzare un prodotto o una determinata cosa, perché a me personalmente molte volte arrivano dei brief che lo vedo proprio che non combaciano con quella che sono io, ma sono uguali per tutti. Ovviamente io non sono uguale a un'altra influencer, a un influencer, a un altro creator, un TikToker. E quindi quella è la prima cosa fondamentale, perché secondo me certe volte chi c'è dietro a un brand è brutto da dire, però non va a pensare precisamente a come il creator potrebbe creare il video. Non so se sono chiara, però è come se pensa: ah, ok, dobbiamo sponsorizzare questo prodotto, lo deve sponsorizzare in questo modo, punto e basta. Però se andasse a pensare, andasse a guardare, a analizzare il profilo di un determinato creator,
potrebbe invece realizzare qualcosa di completamente diverso. Perché se io faccio dei video in cui sono sempre divertente e poi mi arriva il brand che mi dice sponsorizza il prodotto X, fai il video dove ci dici comprate questo, non so, è una stupidaggine. E ovviamente non va. Cioè, ho sempre fatto video divertenti e poi me ne esco con comprate questo. Ovviamente non è così, però non so come poterlo spiegare al meglio. Quindi quella forse è la prima cosa principale. Intendi quindi che preferiresti avere maggiore libertà e quindi che i creator fossero utilizzati nel reale senso della creazione di contenuti? Sì. Perché spesso non possiamo essere creativi. Dobbiamo fare quello e basta. Cioè, pensiamo di avere spazio per la nostra creatività, ma molte volte no. Ed è brutto, cioè, quella è la cosa fondamentale, perché poi chi ci segue lo vede. Cioè, vede, ah, è l'ADV, oddio, pensi solo ai soldi. Ma non è così. Cioè, magari poi è un prodotto che mi piace realmente, perché se l'ho scelto è perché ci credo, magari lo utilizzo, mi piace il progetto che c'è dietro, però poi è il modo in cui devo comunicarlo che è sbagliato. E quindi poi tutto si collega, che i followers non lo guardano, skippano, e non c'è engagement, ed è tutto un ciclo.